Hola, ciao, eccomi. E prima di passare alla presentazione dei prodotti e.l.f. per questo video, ci tenevo un attimo a premettere. Sono sempre un po' lento, impegni vari, quando poi sono a riposo dal lavoro, appunto, commissioni, faccende varie. Poi adesso sto andando ad occuparmi il tempo con alcune visite, controlli. Tipo, faccio vedere, ho fatto le prove allergiche e sono un po' tutto martoriato, soprattutto col braccio di qua. Sono 20 bucatine, non so se le avete mai fatte. E niente, sono risultato allergico a un po' di cose. E insomma, ero stufo tutti gli anni di avere un po' di fastidio al naso, un prurito un po' agli occhi, e allora volevo vederci chiaro. E sono saltate fuori un po' di cose e vediamo, adesso proseguiamo, quindi anche quando sono libero magari c'ho qualcosa da fare. Oggi devo fare la radiografia alla bocca, quindi la panoramica tipo, quindi questo fine mattinata lo occuperò così, poi vado a lavoro. Perdonatemi, dai. Adesso però, bando a queste cose, mi è arrivato in un mese, veramente mancavano 2 o 3 giorni, quindi un mese è stato consegnato il mio secondo ordine, perché l'ordine l'ho fatto verso metà, mi sembra proprio il 13-14 di dicembre. Ho detto, ma sì, arriverà prima di Natale. Invece mi avevano scritto che c'erano stati dei problemi di magazzino, di rifornimento. E si scusavano, poi c'erano le feste, poi si sono scusati perché gli aeroporti erano chiusi per i problemi meteorologici e praticamente mi è arrivato non l'ho qui segnato, no, l'11 di gennaio, insomma, quasi un mese. Comunque, pazienza, l'importante è che sia arrivato, tutto a posto. Sappiamo che capitano queste cose. Niente, quindi secondo ordine limitato, praticamente sono andato a prendere le cose che non ero riuscito a ordinare la prima volta perché non erano disponibili, tra cui, allora, famosissima Complexion Perfection qui. L'altra si chiama Coffee. Sono molto, molto, molto morbide. Forse troppo. Super tracciato, intenso. Eccole qui. Le due matitine e poi non so se adesso fanno tutto sto impacchettamento per lo smaltino, non lo so, non sono andato ad indagare se avevo ordinato chissà che colorazione particolare. Comunque, fatto sta che appunto è tutto imballato, tutto, insomma, mi sembra sempre un po' sprecate queste cose. Ed ecco qua, quindi questo Glitter Glam che ho scelto, molto semi-trasparente con riflesso qui dorato. E come ci ricorda la confezione, adesso molto chiaro ovviamente, molto spiegato tutto per bene, ci dice chiaramente che è toluene free, formaldeide free, dibutil ftalate free, quindi il DBP che c'è scritto
parecchie volte, insomma, fortunatamente queste sostanze che vengono tolte. E mi viene in mente, facendo vedere questo smaltino, che farò vedere altri smalti con queste caratteristiche positive, dato che non contengono certe sostanze, in un prossimo video. Quindi, come si dice, questa review health, così di pochi prodottini. Grazie per i consigli, per chi aveva consigliato appunto alcune cose, tra cui il pennello, perché in effetti per 4 euro, cioè, subito a usarlo, poi la morbidezza, non perde i peli. Confronto ad esempio quello di Dior che ho, che questo qua sembra comunque è superiore, pur non essendo superiore di prezzo, ecco, come già detto prima. Quindi nulla, grazie per aver seguito anche questo video, ci vediamo alla prossima, ciao! Volevo aggiungere anche una cosa che mi è venuta in mente riguardo l'Elf. Comunque, grazie Elf per i costi assolutamente contenuti, grazie per la buona qualità di certi prodotti, adesso non tutti, bisogna dirlo, e grazie per le offerte che ci sono a volte, tipo per far arrivare questo pacchetto che ho fatto vedere, avevo immesso un codice, quindi quelli lì che vengono pubblicati su Facebook sulla pagina, e quindi le spese di spedizione assolutamente gratis stavolta, ne avevo approfittato, ecco, quando ho fatto l'ordine. Riciao!